Grillo scrive in un tweet: Vattimo non è né candidato né candidabile. Qual è la Questo sua è, non impressione? me lo aspettavo tanto. No, la mia impressione è che io avevo parlato con lui una sola volta l'altra sera. Effettivamente io sapevo di questa regola. Lui mi ha detto: no, io va benissimo, l'importante è che lei si sottometta alle regole del gioco. E io ho detto volentieri, ma nessuno dei due, credo, in quel momento pensava alla storia dei due mandati. Ma è vero che le norme non si possono ignorare. Che posizione avrei io rispetto a quello? Ma secondo me, primo, loro è la prima volta che vanno in elezioni europee. Che ci sia dentro un vecchiardo che ha una certa esperienza lì forse può servirgli, questo è che ho pensato io. Due, questa norma dei due mandati, eccetera, eccetera, come l'hanno istituita, la possono violare i titolari del diritto di votare sulla rete. E quindi io vorrei essere ammesso ad presentarmi agli iscritti e vedere che cosa loro mi rispondono nelle primarie, insomma, in quella roba lì che fanno sulla Cioè, rete. lei vuole essere oggetto di una consultazione online. No, nel senso che la regola a cui pensavo era quella. È vero che c'è quell'ostacolo lì, e io non l'avevo sottovalutato perché intanto non sapevo fino a che punto queste norme loro le volessero applicare anche per il caso delle elezioni europee in eterno e sempre, eccetera, eccetera. Qualcheduno stamattina mi ha telefonato dicendo: ma scusa, e quando hanno votato con Patti per Rodotà, che come uno che veniva da altre formazioni politiche, che aveva dei mandati sulle spalle, era ben così, voglio dire. Non, allora non è che Sì, ma ovviamente quella era io mi sento l'elezione. importante come Rodotà, No, però però quella era l'elezione per il Presidente della Repubblica, sì, quindi lo so benissimo, voglio forse, dire, forse è però diversa. tutta questa diffidenza per i politici riciclati, per carità, d'accordo, ma se avete, per esempio, nel caso delle elezioni europee, effettivamente io trovo che continuo a pensare che uno come me potrebbe essere di utile, ma se Ma lei poi perché non. vorrebbe candidarsi con i 5 Stelle? E che Perché cosa? non trovo, certamente non voglio candidarmi con nessun altro partito, salvo Italia dei Valori, che però, come si vede benissimo dai sondaggi, è una candidatura di pura testimonianza. Io ho quasi 80 anni, non ho nessuna voglia di lavorare troppo per una cosa in partenza che non ha senso, come candidarmi con Italia dei Valori. L'unico partito di cui mi sento di condividere, di cui posso condividere moltissime posizioni, è 5 Stelle, soprattutto perché con molti 5 Stelle in Piemonte ho collaborato da tempo nel movimento No TAV, ho la stessa posizione sull'austerity napoletana montiana. Voglio dire, Ecco, sono. ma visto che parliamo di elezioni europee, mi perdoni se la interrompo, che tipo di messaggio, quale sarebbe, diciamo, il programma su cui poter contare una volta lei fosse Andare in Europa considerato per un. far saltare, per far cambiare selvaggiamente il fiscal compact, perché questi partiti, come immagina lei che si presenti il PD alle elezioni europee quando condivide il programma di Monti e del fiscal compact e continua a governare insieme? Capisce cosa voglio dire? Cioè, io ho un messaggio nel senso di dire che bisogna stare in Europa per modificare radicalmente questa roba. E nell'euro lei crede oppure no? La Ci moneta? credo moderatamente. E in questo non è No, proprio ci sulla credo stessa nel linea senso di che non se ne può Grillo? uscire, ma certo così com'è, standoci così è un suicidio. Quindi non so, Grillo vuole fare un referendum sull'euro? Anch'io lo farei, perché no? Il problema vero è che la cosa è congegnata in modo che non possiamo tanto pensare di uscire da oggi a domani. Allora bisogna però lavorare intensamente per modificare tutta questa situazione. E con i partiti anti-europeisti, contro questa Europa strutturata così bancariamente, io ci sto volentieri e credo che i 5 Stelle dovrebbero fare una politica del genere. Poi, Sul che resto dire. invece si sente sempre, come dire, nella scia del pensiero di Grillo, per esempio, legge elettorale, lei vorrebbe andare a votare in Italia con la Io formula sono. che.
la Corte Costituzionale di fatto ha creato, cioè con la legge che abbiamo al momento? Sì, io di questo sono abbastanza convinto. L'ho risentito stamattina mentre stavo lì ad Agorà dove naufragava la mia candidatura. L'ho ripetuto Sgarbi, e in questo è serissimo. La legge, così come risulta dalla sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe essere applicata fin d'ora. E È questo che dice Grillo. per quanto riguarda l'immigrazione? Per quanto riguarda l'immigrazione, ovviamente io sono per quelli che vogliono abolire la legge anti-immigrati, ma questo, come si vede, ci sono anche nel 5 Stelle, quelli che hanno fatto il referendum recentemente, quindi mi va benissimo abolire il reato di immigrazione clandestina. Adesso Ha sentito Grillo? Lo ha chiamato, lo ha cercato oppure gli ha dopo telefonato questa lui? cosa no, perché non so bene cosa dire, non ho idea, voglio vedere.